per un evento particolare ed estremamente esclusivo come un tour con tutte le super sportive con la stella, Mercedes ha affidato commento e regia ad un personaggio super, almeno quanto le supercar coinvolte nell'evento. Ed ecco Jean Alesi, ex pilota di Formula 1, oggi anche commentatore televisivo, prestare voce e volto a questa iniziativa. Io non sono un po' italiano, io sono siciliano, ho un passaporto francese, ho un accento francese, ma sono di famiglia siciliana e sono molto orgoglioso di questo. Avendo corso in Formula 1 per 13 anni, salire al volante di un modello fatto intorno a un mix di sportività ma anche di benessere, la GT per me rappresenta tutto. Siamo partiti dal San Domenico per questo Grand Tour. Tutti abbinano l'Etna, il mare, in mezzo a questo mitico albergo. Guidare in un posto così speciale, così lunare, ti dà anche una grinta e una voglia di salire diversa. La distribuzione dei pesi su questa macchina è il punto di forza. Perché un pilota, quando comincia a usare sia il freno sia l'acceleratore, subito capisce l'equilibrio del peso. L'elettronica di questa macchina è stupenda perché non dà fastidio, non è invasiva, perché è tutto legato sulla sicurezza. E per arrivare a essere aiutato dall'elettronica, il limite è molto alto. Il bilancio di questo Grand Tour è semplicissimo: passione, spettacolo e gioia. Addio alle portiere ad ali di gabbiano, simbolo stesso della prima 300 SL, antenata per eccellenza delle sportive con la stella e più di recente riviste sulla moderna SLS. La nuova AMG GT non vuole essere nostalgica, punta al ruolo di supercar. Sotto il lunghissimo cofano arriva il nuovo V8 4 litri biturbo da 510 cavalli con 310 orari di velocità e uno 0-100 bruciato in 3 secondi e 8. C'è anche una versione meno cattiva però, che di cavalli ne eroga soltanto 462. Il cambio è sempre a doppia frizione e 7 rapporti, migliorato in ogni fase, nella velocità degli innesti come nel comfort dovuto alla fluidità della cambiata. Caratterizzata da una carrozzeria con abbondante impiego di alluminio, supera di poco i 1500 kg, ma la distribuzione dei pesi è perfetta, con la scelta del transaxle, motore anteriore e cambio differenziale dietro, in cui il posizionamento arretrato del motore contribuisce in maniera determinante al rapporto di 47-53 per una distribuzione dei pesi ideale. La trazione è posteriore e le emozioni sono comprese nel prezzo.